Dopo aver introdotto la serie con il primo capitolo, La Peste, Nicholas Heymerich torna sui nostri schermi con Il Villaggio. Analizziamolo insieme. Avevamo lasciato Heymerich crollato, sfinito, sul pagliericcio della lurida locanda di Calcares. Il domenicano non passa però una notte tranquilla. Si sveglia però più deciso che mai a ritrovare Padre Corona ed estirpare il maligno che si annida sul villaggio. Se La Peste era stato gioco forza limitato dal dover presentare trama e personaggi, Il Villaggio parte bene fin da subito. La trama prende il verso giusto e risulta interessante e ben scritta, ed il desolato villaggio di Calcares, che prende il posto dell'opprimente abbazia di Carcassonne, giova moltissimo all'atmosfera del gioco. Gli ambienti sono inoltre molto più ampi e diversificati. Ben riusciti anche i personaggi, nonostante Heymerich sia un personaggio che tende continuamente a rubare la scena. I suoi commenti velenosi e gli improvvisi attacchi d'ira rivolti persino contro il giocatore, colpevole di avergli chiesto di fare qualcosa che non lo compiace, ci spingerà ad esplorare l'ambiente con cura, sperando in un nuovo tagliante commento dell'inquisitore. Ben scritti anche i dialoghi con i personaggi, ed ancora una volta è da lodare l'accurata ricerca storica, atta a rendere più verosimili le conversazioni ed i commenti di Heymerich. In sintesi, una trama più ricca e stimolante di quella della Peste. Il Villaggio si mantiene nel solco tracciato dal suo predecessore, presentandosi quindi come un'avventura punta e clicca nella sua classica concezione. Dovremo quindi raccogliere ed utilizzare oggetti, parlare con i personaggi ed affrontare alcuni puzzle. La raccolta degli oggetti richiederà un'accurata esplorazione dell'ambiente e non mancheranno alcuni casi di pixel hunting. I dialoghi sono invece di forma classica, con risposte multiple, e sarà importante portarli a termine per avere tutte le informazioni possibili e per attivare altre parti della storia. Alcune azioni potranno infatti essere svolte solo nel momento in cui Heymerich le riterrà utili. A metà gioco sbloccheremo inoltre il personaggio di Corona, che potremo controllare a nostro piacimento. Purtroppo però non ci saranno veri e propri enigmi da risolvere in tandem utilizzando due personaggi. Per ultimi, i puzzle, più ispirati e meno basati sul trial and error rispetto a quelli della Peste. Alcuni, come la forgiatura, continuano però ad essere un po' frustranti, complici i non perfetti controlli. Peccato anche per un particolare capitolo del gioco, minato da alcune scelte discutibili, come un grande e, almeno a mio parere, noioso labirinto da affrontare più volte, in quanto dovremo cercare svariati oggetti disseminati lungo la strada. In queste occasioni, la tentazione di usare l'aiuto divino si farà veramente alta. La longevità è quasi doppia rispetto a quella della Peste e potrebbe raggiungere anche le 8-9 ore in base alla vostra abilità. Sul comparto tecnico ci sono stati decisi passi in avanti, soprattutto nei modelli dei personaggi, adesso più dettagliati ed espressivi. Il lavoro maggiore è stato fatto ovviamente su Heymerich, e chi lo sentiva altrimenti, ma anche sui comprimari ci sono stati dei miglioramenti, anche se minori. Gli ambienti rimangono invece il punto debole della produzione Ticon Blue, nonostante alcuni gradevoli effetti, come l'ombra delle nuvole proiettate sul terreno. Non mancano diversi bug grafici, come le compenetrazioni tra personaggi ed oggetti. Leggermente problematica è invece la telecamera, che farà occasionalmente capricci e non ci aiuterà a capire dove potremo effettivamente andare e dove invece no. Si mantengono su buoni livelli le musiche, ma continua a mancare quel qualcosa in più che le faccia spiccare. Convincenti gli effetti sonori e buono il doppiaggio italiano, ma nelle parti più caricate perde un po' di naturalezza, specialmente le voci femminili. Per motivi di budget manca questa volta il doppiaggio in latino, ma sono comunque presenti i sottotitoli. Il Villaggio rappresenta un deciso miglioramento rispetto alla Peste. Viene però in parte rovinato da alcune scelte di design discutibili e manca di un po' di pulizia generale, ma è innegabile che la strada imboccata sia quella giusta.